Dal secondo link ci fa scaricare un fascicolo di 20 pagine inerente all'inseguimento fra il caccia e l'UFO. E anche qui si parla infatti di un rapporto UFO ad alta priorità risalente al 27 novembre 1964, sottolineando un alto livello di interesse. E dal momento in cui la storia del debrief viene confermata drasticamente dai documenti ufficiali e dai registri di bordo della nave da guerra statunitense USS Gaiat, sono dell'opinione che le implicazioni di questo video correlate agli altri casi ben documentati che riportano le stesse caratteristiche debbano essere presi seriamente in considerazione. UFO, 27 novembre 1964, l'interesse di alto livello continua per questo incidente e richiede risposte alle seguenti domande. Questo, signori, sarà un grande video, veramente un grande video, nonostante sia uscito il rapporto e nonostante molte persone qui da noi in Italia pensino che la situazione sia talmente satura da essersi fermata, continua ad uscire roba in maniera del tutto incontrollata. Il rapporto, per quanto fallimentare sia stato, non ha fatto altro che alimentare la sete di conoscenza relativa al tema. I ricercatori, così come le testate giornalistiche statunitensi, continuano a pressare in merito al tema e continuano a fare richieste formali ai sensi del FOIA. Oggigiorno siamo arrivati ad un punto in cui, se hai le fonti giuste, puoi seriamente svoltare. Nell'ambiente ci sono alcune testate giornalistiche e alcuni ricercatori che hanno fonti provenienti direttamente dal Dipartimento della Difesa, i cosiddetti whistleblower, persone facenti parte delle forze armate o che presiedono cariche pubbliche importanti che, in modo del tutto anonimo, fanno trapelare leak non autorizzati, che spesso, come abbiamo visto con i video della Nimitz, con i video della USS Omaha e della USS Russell, poi vengono confermati dal governo. Ora, ho portato innumerevoli volte sul canale i lavori della testata giornalistica americana The Debrief, che si occupa in modo molto ravvicinato del tema, con fonti di prestigio all'interno dell'apparato della difesa. Vi ricordo che il Debrief fu la prima testata giornalistica al mondo a fare una super inchiesta, storica direi, in merito ai veicoli transmedium che riportai conseguentemente sul canale. Beh, oggi vi sarà presentato un caso che personalmente mi ha dato molto su cui riflettere, un caso appoggiato da documenti ufficiali relativi ad un incontro UFO avvenuto negli anni 60, un incontro UFO che, come il caso Nimitz, come il caso degli strani incontri del 2019 tra gli UFO e le navi da guerra statunitensi, vede partecipe un cacciatorpediniere americano e degli oggetti volanti non identificati. Le implicazioni di questo video sono clamorose, veramente clamorose, e chi si è seguito il mio lavoro come si deve se ne accorgerà. Il materiale che verrà presentato in questo video è esclusivo per noi in Italia e vi consiglio di concentrarvi e rimanere focalizzati fino alla fine. Tutto il materiale esposto qui verrà poi seguentemente condiviso sul mio canale Telegram per analisi personali. Il Debrief ha fatto un'inchiesta suddivisa in tre parti scritta dal tenente colonnello Tim McMillan, in cui si riportano tre casi differenti. Quello più rilevante, a parer mio, è la prima parte della serie che hanno intitolato Device of Unknown Origin, in italiano dispositivi di origine sconosciuta. Progredirò in questo modo. Prima vi traduco la storia riportata dal Debrief, e poi seguentemente la storia che sentirete verrà confermata dai documenti ufficiali dell'epoca. Semplice, pulito, focalizzato e cristallino. Concentrati e segui fino alla fine. Originariamente era una piantagione di ananas e pompelmi, prima che l'esercito degli Stati Uniti la convertisse in un deposito di munizioni durante la Seconda Guerra Mondiale. A circa 14 miglia ovest di Cobblestone Old San Juan, a Porto Rico, si trovano 2250 acri poco appariscenti, che sono stati silenziosamente uno degli epicentri per la raccolta di informazioni top secret da parte degli americani. Chiamata in modo prolisso Naval Security Group Activity Sebanaseca Naval Base, per almeno 5 decenni il sito è stato un centro nevralgico per lo spionaggio delle comunicazioni provenienti dall'America Latina e dai Caraibi. Ufficialmente la base navale di Sebanaseca ha chiuso nel 2003, tuttavia documenti trapelati mostrano che l'NSA, la National Security Agency, e la CIA, la Central Intelligence Agency, stavano ancora usando questa zona dei tropici per l'intelligence fino al 2013. Ironia della sorte,
morti, il ricercatore UFO più famoso della storia recente, l'ex alto funzionario del Pentagono Luis Elizondo, era probabilmente di stanza a Sebanaseca, secondo i registri pubblici. E questo sarebbe stato nei primi anni 2000, quando Elizondo lavorava in una delle province per la comunità dell'intelligence. Anni prima si sarebbe ritrovato coinvolto negli UFO e nell'ormai famigerato programma ATIP. Indipendentemente da ciò, a metà degli anni 60, un giovane crittologo della Marina e sottufficiale di seconda classe Richard Lee Walter si sarebbe ritrovato a lavorare nella solitaria base di Sebanaseca. A quasi 2000 miglia dalla sua città natale di Egg Harbor City nel New Jersey, Walter era arrivato al posto di spionaggio nell'ottobre 1962, appena in tempo per la crisi missilistica cubana. Ripensandoci, da bambino non ho apprezzato appieno quanto sia stato un momento importante nella storia, ma sì, sicuramente stavano succedendo molte cose, ha ricordato Walter in una telefonata con me. Tutto quello che abbiamo fatto è stato classificato, ho avuto un'autorizzazione top secret e tutto ciò che abbiamo fatto è stato fatto in base alla necessità di sapere. Walter ha ricordato il suo periodo di lavoro presso Radio Shack di Sebanaseca. Sono stato classificato all'interno di un ramo amministrativo, ma ho svolto la maggior parte del mio lavoro nella divisione del ramo interpretativo, dove avevamo un gruppo di linguisti portoghesi, russi e ovviamente spagnoli. Allora stavamo cercando intelligence straniera per cercare di capire cosa il nemico potesse fare a noi o intorno a noi. La gravità della situazione fra Stati Uniti e Russia, che minacciavano di far precipitare il mondo in un Armageddon nucleare, potrebbe non essere stata completamente assorbita dal giovane Walter. Tuttavia, una serie di eventi misteriosi nell'autunno del 1964 lo hanno tormentato per oltre 50 anni. Tra le cose che abbiamo fatto c'era il monitoraggio di gran parte del traffico aereo e delle comunicazioni radio in tutta l'area. Ciò includeva la ricezione periodica di dispacci provenienti da navi che erano di stanza nel Mar dei Caraibi. Alla fine dell'estate, nell'autunno 1964, iniziamo a ricevere segnalazioni di avvistamenti UFO e attività che coinvolgevano piloti sia della Marina che dell'Aeronautica. La questione degli UFO è venuta fuori dal nulla, ricordo che fu oggetto di risate e scherzi. Alcuni di noi, che erano, sai, neutrali in merito, non sapevano cosa pensare. Ed è lì che mi ritrovo anche oggi, con la questione della USS Gaiat, non so davvero cosa farne. Con una memoria straordinaria, nitida, l'ormai 77enne Walter mi raccontò come alla fine del novembre del 1964 il suo supervisore condivise con lui i dettagli di qualcosa di inspiegabile che aveva assillato diverse navi della Marina al largo di Porto Rico, incluso il cacciatorpediniere di classe Goering, lo USS Gaiat. Richard Yeck è stato il tenente con cui ho lavorato più da vicino ed è stato lui a farmi conoscere tutta questa faccenda della USS Gaiat. È così che ho messo le mani sul materiale. Avevamo una politica molto rigorosa secondo cui nulla entrava e nulla usciva dalla bara. Ma questa roba sugli UFO era un'eccezione, quindi il tenente Yeck mi ha dato il via libera per trattenere il materiale. A Walter era stato permesso di conservare copie di due rapporti di intelligence sul traffico aereo presentati dall'ufficiale operativo della Marina di San Juan, il capitano William Sisley. Durante la guerra in Corea, il capitano Sisley era stato comandante di squadrone dello Strike Fighter Squadron 83, i Rampagers. Walter ha condiviso con me le copie di questi rapporti originali di intelligence che aveva trattenuto per quasi sei decenni, con un totale di sole 4 pagine, e hanno offerto uno spaccato di una notevole serie di eventi che da allora sono diventati meno di una nota a piedi pagina negli annali della storia. Perché, signori, questo fatto non lo conosce nessuno. Registrazioni sconcertanti, incluse osservazioni visive e radar di una serie di incontri inspiegabili che suonano stranamente simili ad un evento UFO più recente verificatosi nel 2004 al largo della costa occidentale americana e ora notoriamente noto come il caso Nimitz. Ed è per questo che sto facendo questo video, perché il caso della USS Gaiat è simile a quello della Nimitz e a quello degli strani incontri del 2019. Non erano semplicemente contatti visivi e radar del pilota, c'erano anche operatori radar sulla nave che hanno rintracciato questa cosa. Per giorni, non era un solo episodio, è stata una serie di eventi in corso, ha osservato Walter. E come hanno riferito pubblicamente i piloti della Nimitz e come ha riferito pubblicamente il tenente Ryan Graves al Times e pubblicamente ai media, anche loro incontrarono gli UFO testualmente quasi ogni giorno per 2 anni, ed è proprio questo il motivo per cui vi ho voluto riportare questo caso. Vi si apriranno gli occhi sulla natura di determinati incontri grazie proprio alle date, cari amici. Com'è possibile che siano successe le stesse cose nel 64, nel 2004, nel 2014, nel 2015 e nel 2019? E questi sono solo i casi che conosciamo.
I casi documentati di dominio pubblico, chissà ancora quanti casi identici e correlabili fra di loro esistono. Voglio dire, andiamo avanti perché per quanto lunga sia la storia, come vi ho detto all'inizio, è rivelatrice. I rapporti sul traffico rivelano che per diverse notti alla fine del 1964 la USS Gaiat, che prende il nome dal soldato 22enne del corpo dei Marines Edward Gaiat, ucciso durante un contrattacco giapponese durante la battaglia di Guadalcanal nella Seconda Guerra Mondiale, iniziò a raccogliere le tracce radar di un bersaglio non identificato sull'Oceano Atlantico vicino a Porto Rico. Se vogliamo parlare di Porto Rico, volendo possiamo anche correlarci l'evento di Aguadilla che ho profilato sul canale, no? Ancora un'altra cosa in più si aggiunge a queste vicende. Comunque scrivono, nelle notti successive del 16, 17, 18, 19 e 24 novembre 1964, le stazioni radar a bordo della USS Gaiat e del distaccamento di test e valutazione di Norfolk hanno iniziato a mostrare un aereo non identificato, apparentemente in grado di operare sia a velocità molto lente che a velocità significativamente elevate, pur essendo in grado di manovrare sia ad alta che a bassa quota. Il 18 novembre, secondo un rapporto, che dopo ci leggiamo, gli operatori radar hanno tracciato il contatto non identificato per circa 8 miglia nautiche. Ad un certo punto sembrava essere un bersaglio a bassa quota mentre passava direttamente sopra l'incrociatore missilistico a propulsione nucleare USS Bainbridge e viaggiava a soli 333 km orari. Tuttavia, l'obiettivo è svanito, si legge nel rapporto. Svanito. È scomparso, ok? La sera del 19 novembre la USS Gaiat rilevò ancora una volta l'aereo non identificato, questa volta mentre viaggiava a Mach 1.3, ossia a 1268 km orari, a circa 60 miglia nautiche a nord di Porto Rico, mentre si avvicinava rapidamente all'isola. A differenza delle notti precedenti, però, un F-8 di stanza alla base della marina di Roosevelt Roads era già in volo quando gli operatori radar hanno individuato la loro nemesi sconosciuta. Apparentemente stanca di essere presa in giro dall'intruso, la USS Gaiat ordinò all'F-8 di eseguire un'intercettazione. Quindi, sulla base di varie moleste ricevute in 4-5 giorni da parte di velivoli non identificati, ok? Il 19 novembre la USS Gaiat ordinò ad un F-8 di eseguire un'intercettazione. A pilotare l'F-8 c'era l'ufficiale esecutivo della V-8, il tenente comandante Kylie Woodbury. I rapporti inviati il 26 novembre 1964 dalla base aeronautica di Ramey ad Aguadilla, Porto Rico, al NORAD e al quartier generale dell'aeronautica al Pentagono descrivevano il tenente Woodbury come affidabile e con una vasta esperienza di volo. Ad un'altitudine di 35.000 piedi, Woodbury ha detto ai controllori del traffico aereo di avere una visuale dell'oggetto ad alta quota e ad altissima velocità. Favorito dal tempo sereno, dalla buona visibilità e dalla luna piena, Woodbury descrisse lo straniero come un aereo triangolare, nero o grigio scuro, lungo circa 60 piedi. Woodbury ha affermato che l'aereo era silenzioso, senza luci esterne, ad eccezione di una singola fonte di luce brillante o fuoco a forma di cono, lo ha descritto, che sarebbe stato emesso dalla coda del velivolo durante i periodi di accelerazione. E alcuni diranno ingenuamente che si trattava del TR-3B. Ok? Ma la domanda che vi faccio è questa: un TR-3B nel 64? Ma avete idea di che cosa state pensando? A parer mio, magari mi sbaglio, non è che ho la verità assoluta fra le mani, però a parer mio dire che si trattava di un velivolo ad antigravità fatto dall'uomo nel 64 è una fesseria priva di ogni prova a sostegno e vi ricordo che nell'intercettazione non sono riusciti ad individuare un motore, delle ali, dei pennacchi di scarico, ok? Quindi un triangolo nero o grigio scuro che volava indisturbato e che molestava una nave da guerra nel 64. E per quanto sia assurdo da sentire, se avrai la pazienza di arrivare a fine video, vedrai le carte ufficiali che confermano questa storia. Gli operatori radar della USS Gaiat hanno osservato il categorico UFO mentre effettuava numerosi cambi di rotta prima di scendere alla posizione del jet parallelamente all'F-8 ad una distanza di 9 miglia nautiche. Ruotando l'aereo di 90 gradi verso sinistra, il pilota Woodbury salì a 50.000 piedi per colmare il divario tra lui e l'UFO. Raggiungendo entro 5 miglia dall'obiettivo, Woodbury avrebbe riportato l'oggetto che accelerò a velocità estremamente elevata mentre virava in un'ampia virata a dritta e sì,
arrampicava per un accesso di 50.000 piedi, scomparendo alla vista. E anche qui, no, fermiamoci un secondo, ma avete idea di che cosa possa significare seminare un caccia? Cioè, immaginatevi che tutti e due, l'UFO e il caccia, si muovono a velocità, comunque sia, elevate, e poi dal niente, in movimento, l'oggetto schizza via e scompare dalla vista e dall'intercettazione del pilota dell'F8, un po' la stessa cosa che successe in uno dei video della Nimitz ripresi dal pilota Chad Underwood, ok? Nel suo rapporto il capitano Sisley ha citato Woodbury dicendo che il suo F8, che aveva una velocità massima di prestazioni di Mach 1,6, ossia di 1975 km/h, signori, era stato irrimediabilmente surclassato. Cioè, capito, questo triangolo nero ha seminato un jet che può viaggiare a 2000 km/h. Ci siamo intesi? Quindi serve un'accelerazione incredibile, impensabile. Ok? In un rapporto presentato diverse settimane dopo dal Norfolk Test and Evaluation Detachment, Woodbury afferma che non c'è una spiegazione ragionevole per questo obiettivo, la sua velocità, accelerazione massimale, capacità di accelerare superano qualsiasi aereo che abbia mai visto o di cui abbia mai sentito parlare. E in effetti, cari amici, c'è anche la questione dei G di forza, perché te non passi da 600 km/h a 2000 km/h istantaneamente, ok? Perché ti spiaccichi come un popcorn all'interno del velivolo, e quindi si potrebbe ipotizzare un velivolo all'avanguardia senza pilota, ma siamo sempre lì. Droni iperavanzati senza pilota nel 64? Cioè, state capendo, no? Woodbury aggiungerà anche: valuterei l'oggetto come un velivolo dalle prestazioni molto elevate, manovrava come un aereo e non ha eseguito manovre insolite tranne accelerazione e decelerazione estreme, oltre ad un angolo di salita molto rapido superiore a 50.000 piedi ad alta velocità. Ironia della sorte, durante gli incontri del 1964 la USS Gaiat stava testando il Raieton ANSPS-49, a quel tempo l'SPS-49 era un radar oltre l'avanguardia e non sarebbero passati nemmeno 11 anni prima che il radar di ricerca aerea a lungo raggio sarebbe stato introdotto nel resto della flotta navale degli Stati Uniti. Una variante altamente aggiornata della ANSPS-49 è ancora utilizzata oggi da alcune classi di navi della Marina. Il 19 novembre gli operatori radar della USS Gaiat, utilizzando l'SPS-49, hanno tracciato il misterioso velivolo, ok? E qui nei documenti ufficiali forniti dal debrief si può tranquillamente leggere di questo radar che intercetta l'UFO. Una serie di 19 fotografie dai telescopi radar della USS Gaiat, ancora riposte negli archivi nazionali, offrono prove a sostegno delle manovre irregolari descritte da Woodbury. In una sconcertante serie di fotogrammi, i radar mostrano l'oggetto che viaggia a 926 miglia orarie, ossia a 1490 km/h, prima di rallentare bruscamente da 926 miglia orarie a 632 miglia orarie, ossia 1000 km/h rotti. Analisi successive da parte della Foreign Technology Division dell'Aeronautica hanno suggerito che ciò accadde quando il jet di Woodbury e l'UFO si unirono, nel senso che livellarono le altitudini, il che significa che i due velivoli erano troppo vicini l'uno all'altro perché il radar potesse distinguerli. Gli aerei sono riapparsi come bersagli distinti al passaggio successivo del radar, solo in quel momento l'obiettivo non identificato stava salendo sopra i 50.000 piedi a 1743 miglia orarie, ossia, cari signori, a 2805 km/h. L'ultimo contatto con gli operatori radar della USS Gaiat ha mostrato che l'aereo sconosciuto continuava a viaggiare nella stratosfera a 1666 km/h. Abbandonando l'inseguimento, Woodbury tracciò una rotta verso la stazione navale di Roosevelt Roads, quando l'intruso ad alte prestazioni riapparve e iniziò a seguirlo. L'UFO stava apparentemente giocando al gatto col topo con il pilota del caccia. E signori, non è assolutamente la prima volta che ascoltiamo testimonianze militari del genere o che leggiamo rapporti ufficiali di questo tipo. Chi segue da sempre il mio lavoro, molte delle questioni esposte le ritrova su molti documenti ufficiali da me tradotti.
Il 24 novembre l'enigmatico imbroglione aereo, ancora una volta, è apparso sugli schermi radar della USS Gaiat. Il messaggio del capitano Sisley riporta: AFWR, Atlantic Fleet Weapons Range, aveva un obiettivo ad alta velocità e ad altitudine elevata che si è allontanato rapidamente dall'F8 a 1000 km orari e a 45.000 piedi di altitudine. E ci sono tutti i documenti, in merito ai dati che vi sta dando. Due giorni dopo i messaggi di Sisley, il 72esimo stormo bombardieri della base aeronautica di Ramey ha annunciato i misteriosi eventi UFO a numerosi uffici dell'aeronautica militare, tra cui la 32esima divisione aerea del NORAD, il quartier generale dell'USAF a Washington DC, l'Office of Special Investigation e il Foreign Division Technology presso Wright-Patterson Air Force Base, che a quel tempo era stata la casa degli investigatori UFO ufficiali dell'Air Force e del progetto Blue Book. La Marina è diventata piuttosto preoccupata per questo e penso che sia necessaria un'indagine più approfondita, si legge nel messaggio. Vi ripeto che tutto ciò che sta scrivendo il debrief lo ritroviamo papale papale nei documenti. Il 27 novembre il maggiore Hector Quantanilla, capo del progetto Blue Book, ha confermato di aver ricevuto il messaggio, affermando che l'analisi preliminare del rapporto UFO indica che l'oggetto tracciato dal radar e avvistato visivamente dal comandante Woodbury non era un UFO, ma un aereo non identificato. Ma vabbè. Incaricato come sottotenente dell'aeronautica ora il debrief proprio a Quantanilla lo annienta. Incaricato come sottotenente dell'aeronautica nel 1951, Quintanilla era stato un ufficiale delle comunicazioni responsabile di un gruppo di analisti del traffico radio fino al 63, quando gli fu chiesto di occuparsi del nascente studio sugli UFO dell'aeronautica. Quintanilla sarebbe diventato il regista più longevo del Blue Book, comandando il programma fino alla chiusura nel 69. L'era Quintanilla è stata criticata come gli anni meno credibili dei 17 anni di storia del Blue Book. Le ripetute conclusioni di Quintanilla, secondo cui le segnalazioni di strani oggetti aerei non erano altro che stelle luminose o pianeti, hanno portato i critici, inclusi molti scienziati, a suggerire che la ricerca del progetto Blue Book fosse, nella migliore delle ipotesi, discutibili e nella peggiore delle ipotesi, un insabbiamento. Il fisico e professore di meteorologia dell'Università dell'Arizona James McDonald ha detto senza mezzi termini che Quintanilla non era competente né dal punto di vista scientifico né da quello investigativo. È interessante notare che Quintanilla apparentemente era d'accordo con la valutazione di McDonald. Nel suo libro di memorie, pubblicato dopo la sua morte nel 1998, Quintanilla ha affermato che l'unica qualifica che ha incontrato per dirigere il Blue Book è stata la laurea in fisica alla St. Mary University. Ritiratosi come tenente colonnello dopo la chiusura del programma, Quintanilla ha affermato che la sua nomina al Blue Book potrebbe essere stata una punizione per aver rifiutato molti altri lavori durante l'escalation della guerra del Vietnam. Si può sostenere che l'analisi preliminare secondo cui gli incidenti della USS Gaiat non erano UFO ma piuttosto aerei non identificati era semplicemente Quintanilla che affermava ipotesi nulle. Questo approccio sarebbe coerente con il metodo scientifico di risoluzione dei problemi, tuttavia sarebbe anche in contrasto con le migliori pratiche di indagini. L'analisi preliminare di Quintanilla si basava sul memoria di quattro pagine del 72esimo stormo bombardieri che offriva una panoramica generale degli incidenti avvenuti in più giorni e che coinvolgevano più persone. La sua vista è arrivata un giorno prima che la USS Gaiat fosse persino tornata al porto in Virginia con le immagini radar in mano. In sostanza Quintanilla stava formulando l'ipotesi preliminare per un problema che non era stato ancora ben definito. Naturalmente la volontà di Quintanilla di comunicare una conclusione prima di vedere l'intero problema potrebbe essere più indicativa del sistema in cui stava lavorando che non della sua competenza. E qui ti ha detto che comunque sia anche il direttore del Blue Book era tenuto a fare cover up, ok? A insabbiare. Commissionato come secondo tenente nell'aeronautica nel 1951, poco più di una settimana dopo che il Blue Book ricevette i dettagli relativamente scarsi dei problemi UFO relativi alla USS Gaiat, il Pentagono stava già premendo per avere risposte. Continuò l'interesse di alto livello per questo incidente. È stata condotta un'ulteriore analisi su questo incidente. Sei in grado di affermare in modo definitivo che questo incidente non ha coinvolto gli UFO? Si legge in una nota dell'ufficio del capo di stato maggiore dell'aeronautica
a Quintanilla l'8 dicembre 1964. Più tardi quella stessa settimana, l'11 dicembre 1964, il comando della difesa aerea degli Stati Uniti inviò un promemoria riservato al capo di stato maggiore dell'aeronautica dicendo: nessun volo di prova operativo di progetti noti a questo comando era programmato all'ora o al luogo dell'incidente. Lo stesso giorno gli analisti della DIA hanno affermato di aver determinato che l'obiettivo non superava i 1515 nodi e aveva un'accelerazione media di 1380 miglia orarie. Un messaggio congiunto recita: incapace di spiegare la velocità stimata di 3800 nodi riportata nel messaggio UFO dal 72esimo stormo bombardieri. Da dove provenga questa velocità stranamente specifica di 3800 nodi non è del tutto chiaro. Un altro memorandum dell'11 dicembre del 64 dal 72esimo Bomber Wing all'FTD sottolinea che l'UFO è stato rintracciato ad una velocità stimata di 3800 nodi o 4373 miglia orarie, ossia 7038 chilometri orari, cari signori. Presumibilmente questa stima proveniva dal tentativo di intercettazione di Woodbury, ma ciò non è stato mai espressamente definito nei rapporti. Da nessuna parte, in nessuno dei rapporti sopravvissuti dal Blue Book, della DIA o dell'Air Force, si fa menzione delle tracce radar e di almeno un altro tentativo di intercettazione nelle notti del 16, 17, 18 e 24 novembre, quindi i documenti che ci fornisce in questo caso il debrief distruggono il Blue Book, distruggono il caso affrontato dal Blue Book, perché semplicemente si aggiungono documenti, dati. Il Blue Book non ha tenuto di conto, analizzando questo caso, che mancava un sacco di roba fornita oggi dal debrief. Allo stesso modo, a parte nell'intervista di Norfolk con Woodbury del 3 dicembre, non ci sono prove che Quintanilla o chiunque altro abbia mai parlato con gli operatori radar o l'altro pilota che ha tentato l'intercettazione. Quindi loro, nel Blue Book, finivano e analizzavano i casi e davano congetture in merito a ipotesi, ok? Ipotesi, questo facevano. Infine, nessuna informazione di accompagnamento, mi ci dovrei mettere io ad analizzare i casi, va bene? Io, assumetemi al Dipartimento di Stato, ve lo faccio vedere io poi se non ci sono dati rilevanti. Infine, scrivono, nessuna informazione di accompagnamento stabilisce quanto fossero familiari gli analisti della DIA e dell'FTD con il radar ANSPS-49. Nel 64 l'SPS-49 della USS Gaiat era letteralmente unico nel suo genere. In effetti anche i registri navali contemporanei affermano che la USS Gaiat iniziò a testare l'SPS-49 nel 65 e non menzionano il radar utilizzato per tracciare un UFO l'anno precedente, cosa che invece ritroviamo sui documenti in questione. Nonostante queste domande persistenti, il 19 dicembre 1964 Quintanilla presentò la sua conclusione all'ufficio del segretario dell'aeronautica, riferendo che non c'erano prove e che la velocità era errata. E nelle righe successive, cari signori, ti dice che nonostante la riluttanza dei resoconti, la natura del velivolo non è mai stata determinata. Nella seguente parte della storia, scritta dal debrief, per chi se la vuole leggere, il tenente Tim McMillan distrugge qualsiasi ipotesi di velivolo sperimentale russo e statunitense, aggiungendo che è praticamente impossibile, per motivi che sfuggono alla logica, che un velivolo sperimentale statunitense andasse ad infastidire i suoi compagni della marina, ok? Inoltre ribadisce che comunicazioni interne al tempo top secret poi trapelate, fornite dal debrief, riferiscono chiaramente che non c'erano test di un qualsivoglia velivolo sperimentale nell'area a quel tempo. E in effetti la data, parliamoci chiaro, no? Tanti discorsi, 9 milioni di parole, ma poi no, è la data che parla. Il 1964 è molto dura come data da spiegare, accostandola ad un rivoluzionario velivolo ad antigravità prodotto da un qualsivoglia progetto speciale. Non siete d'accordo? E di seguito ci mette a disposizione, signori, i documenti forniti da Richard Walter, crittografo introdotto all'inizio della storia di stanza alla base di Sebana Seca, che ha fornito i documenti al debrief. E parliamo di documenti al tempo super top secret.
Dal primo link ci fa scaricare un PDF di 4 pagine che si riferisce al rapporto classificato fatto dalla nave da guerra USS Gaiat il 24 novembre 1964, dove, sotto alla voce rapporto di oggetto volante non identificato, vengono riportate le metriche descritte in modo ottimale dal debrief, con altitudine, longitudine, andamento della nave, dell'oggetto, resoconti radar, intercettazioni e referenze. Viene girato il messaggio a varie basi aeree e viene comunicato l'evento alle varie agenzie interessate. Tutto il materiale verrà condiviso sul mio canale Telegram. Dal secondo link ci fa scaricare un fascicolo di 20 pagine inerente all'inseguimento fra il caccia e l'UFO. E anche qui si parla infatti di un rapporto UFO ad alta priorità risalente al 27 novembre 1964, sottolineando un alto livello di interesse. E dal momento in cui la storia del debrief viene confermata drasticamente dai documenti ufficiali e dai registri di bordo della nave da guerra statunitense USS Gaiat, sono dell'opinione che le implicazioni di questo video correlate agli altri casi ben documentati che riportano le stesse caratteristiche debbano essere presi seriamente in considerazione. UFO, 27 novembre 1964. L'interesse di alto livello continua per questo incidente e richiede risposte alle seguenti domande. Sono state condotte ulteriori analisi su questo incidente? In caso affermativo, quali ulteriori informazioni o prove sono state utilizzate? Vedete, no? Cioè, rispetto alle ultime news in cui sembra che gli Stati Uniti caschino dalle nuvole in ambito UFO, beh, signori, questo documento è del 64, ok? Sveglia! E ripeto, svegliamoci tutti, è il tempo del risveglio. Qui, solo al secondo link, ci sono 20 pagine fra resoconti ufficiali dell'evento, enti che lo hanno analizzato, agenzie che hanno ricevuto il rapporto, il Dipartimento della Difesa Washington che richiede ulteriori analisi poiché l'argomento è di elevato interesse per l'intelligence. Signori, sveglia, no? Qui nel terzo link si parla di alcune foto. Lettere UFO firmate e autografate in cui si richiedono azioni di ingaggio appropriate, lettere dal comando dell'intelligence navale di staccamento del Mar dei Caraibi che riportano l'evento, resoconto dell'Utility Squadron 8 che compila informazioni di rilievo in merito alla forma, l'altitudine, la velocità, la grandezza dell'oggetto osservato, dati su dati su dati su dati che confermano in modo super dettagliato la storia del debrief in merito all'incontro UFO fra un caccia e un triangolo nero nel Mar dei Caraibi nel 64, fra più velivoli sconosciuti e la USS Gaiat che li rilevava continuamente, ok? E ancora una volta siamo sempre lì. Oceano, navi da guerra, portaerei a propulsioni nucleari nel 1964, così come nel 2004, così come nel 2014, nel 2015 e nel 2019, e chissà in quanti altri casi tuttora classificati dall'intelligence, ok? Ultimamente il Sun ha parlato di un briefing riservato in cui si mostra una foto nitida di un triangolo che emerge dall'acqua e vola in cielo. Possibile che i due casi siano correlati? Qui in tutti i casi, riferendoci al caso della USS Gaiat, però c'è il problemino che si parla del 64. Ci sono mappe, diari di bordo delle navi, rilevamenti e resoconti dell'intelligence, caso super, iper, mega documentato. Al quarto ed ultimo link fornito dal debrief ci si ripresentano 21 pagine, molte delle quali si riferiscono a comunicazioni fra la USS Gaiat e la base di Norfolk, perché ve lo ricordo nel caso in cui non siete stati attenti nell'ascoltare la storia, i tracciamenti radar sono stati ricevuti sia dalla USS Gaiat che da un distaccamento a terra, tant'è che hanno mandato un caccia in volo per indagare, ok? Capito che livello di distruzione assoluta che siamo? Caso incontestabile! Incontestabile. Tra tutto qui ci saranno un centinaio di pagine e chi ha dubbi si può mettere a leggere le documentazioni provenienti da varie fonti, dalla nave al distaccamento di Norfolk, al caccia, ai resoconti dell'intelligence, alle richieste del Pentagono, insomma qui c'è tutto e il caso della USS Gaiat si va ad aggiungere al livello di similitudine proprio al caso Nimitz e alle incursioni non autorizzate da parte degli UFO nel 2019 che molestarono le navi da guerra in mezzo all'oceano e ancora una volta... Cari signori, sono qui a ripetervi che non è assolutamente un caso isolato. E che anche a livello di dati e rapporti ufficiali esiste una casistica ricorrente molto ampia. Cos'era nel 64? Cosa ci vogliamo venire a raccontare? Che era un drone ad antigravità super avanzato?
Ma non fatemi ridere, cos'era un TR3B? Nel 64? Non fatemi ridere, qui c'è seriamente qualcosa che non va e credetemi che questo caso elimina molte questioni di dibattito come malfunzionamento dei sensori perché l'evento è stato ripreso da più stazioni radar. Elimina la possibilità del fenomeno atmosferico perché è stato visto, ripreso, captato e inseguito da un caccia ed elimina la possibilità drone avanzato perché siamo nel 64. Sapendo tutto ciò che sappiamo in merito ai casi trapelati ultimamente come il caso Nimitz eccetera, quello della USS Gaiat ci dà dei seri indizi in merito alla natura di questi fenomeni, prove dalla provenienza e dalle intestazioni mostruose che rivelano la realtà assoluta del fenomeno. E per oggi non ho più niente da aggiungere. Vai e indaga tu stesso, scarica e leggiti questi X-Files, poi torna qui a dire «Zio Omega, avevi ragione». Se il video ti è piaciuto, ti chiedo gentilmente di lasciare un like di supporto al mio lavoro e se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Addio!